Signori, buonasera, si fa un pochino a voce perché il microfono è fuori uso, quindi spero che la mia voce si senta fino in fondo, ok, arriva, perfetto. Mi presento, io sono Filippo Canali, sono un giornalista, vengo da Sesto Fiorentino, ma sono diciamo il presentatore ufficiale di Giuseppe, perché già l'ultimo libro, Pinocchio Svelato, sono stato io il presentatore di quella serata e quindi mi ha assunto anche in questa trasferta scandicese. Oh, Giuseppe, io direi di far vedere un pochino il libro, salire in alto, farlo un pochino vedere, riconosciamolo. Cioè, dove Tra pochi giorni sarà disponibile nelle classi, insomma, nelle librerie, qui su Scandicci, Cooperativa di Legnaia e poi successivamente più avanti anche nel circuito librario della Roma. Principalmente potete trovarlo poi tramite l'associazione Santa Novi, che è promotrice di questo volumetto, primo volume di tre La opere, la trilogia diciamo, di questi percorsi delle collie di Scandicci. E, come riferimento qui sul territorio, eventualmente Foto Pullman che tutti conoscono qui appunto. Altre cose da dire su questo libro, vabbè, è nato diversi anni fa, è rimasto in un cassetto e poi diciamo si è trovato l'occasione per Vabbè, Giuseppe, non poter svegliamo il finale di questa. proseguire. Ok, volevo soltanto focalizzare un attimino per capire un po' dove si può trovare questo libro. Mi hai però dato l'occasione per presentare Massimo Cardonati, il presidente dell'Associazione Sanza Novi, che come dicevi giustamente ha promosso il libro. Prego, si può dire qualche parola? Grazie. Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Io sono molto lieto di presentare questo libro e ho dato volentieri un'associazione a un nostro socio, a Giuseppe, l'opportunità di poterlo presentare. Quando Giuseppe mi ha detto il titolo del libro, no, Salire in Alto, ho detto cosa c'entra salire in alto con la città di Scandicci? Poi ho capito che Giuseppe mi ha spiegato un attimo il significato del titolo relativamente alla nostra città, perché Scandicci, sicuramente voi lo sapete, era ai tempi, un po' di anni fa, una zona paludosa, quindi di paludi, e quindi salire in alto era un modo per togliersi dalla palude e quindi vedere, diciamo, la città dall'alto. Io poi a Giuseppe spiegherà bene, se il primo di tre volumi e sicuramente avrà successo, vi spiegherà il libro. Io vi dico due parole su perché l'associazione con piacere ha accolto l'invito di Giuseppe. L'associazione Santa Novi è un'associazione che è nata non da tanti anni, prima era comitato, e principalmente non vuole soltanto organizzare in collaborazione con l'amministrazione comunale, accanto a me c'è l'assessore Elena Pitana, le politiche sociali, che poi le lascerò con piacere la parola. Non vuole solo organizzare la festa del Santo Patrono, ma vuole organizzare anche altre attività, tra cui questa del libro, per dare diciamo, anche un aiuto ad associazioni che hanno bisogno. Ricorderete che a gennaio di quest'anno abbiamo fatto al Teatro Aurora una grande serata sulla città di Scandicci, qualcuno di voi o forse tutti voi eravate presenti, dove abbiamo proiettato immagini anche sulla nostra città, racconti sulla storia. Ecco, questo libro è diciamo, un proseguimento anche diciamo, di quella serata lì. E il ricavato di questo libro, e parte del ricavato, che spero sia tanto, sarà devoluto all'associazione Uomo Amici di Sofia per diciamo, aiutare quelle famiglie colpite, i familiari sono colpiti da malattie rare e a volte non trovano nemmeno ad oggi cure adeguate. Ecco, quindi proprio in questa prospettiva l'associazione vuole aiutare anche chi scrive libri, e con questo Giuseppe è il nostro socio, proprio per aiutare anche, essendo associazione di volontariato, altre associazioni, proprio in uno spirito di rete di collaborazione. E quindi io ringrazio Giuseppe, ringrazio voi stati per la presentazione e ringrazio tutti coloro che poi acquisteranno questo primo volume di questo serie di libri.
Grazie. Signor Cadorati, io direi di ringraziare anche sì. chi ci sta dando un valido sostegno a questa presentazione, che penso renda bene l'idea di quello dello spirito che ci ha appena detto il Presidente. Mi fa molto, io da Sestese, mi fa molto piacere, finalmente io sono in crisi d'astinenza perché il nostro comune ormai da un mesetto è commissariato, quindi io sono in crisi d'astinenza da parlare con dei politici perché era abituato, quindi mi fa molto piacere vedere qui accanto a me l'assessore alle politiche sociali del comune di Scandicci, Elena Capitani. Fa piacere soprattutto perché abbiamo sentito il sostegno dato dalle associazioni a chi si sta impegnando anche nella promozione sul territorio di certe manifestazioni, di fare storia, di microstoria, come la chiamo io spesso e volentieri. Fa molto piacere quindi vedere che c'è anche il sostegno dall'amministrazione. Io vi ringrazio della presenza, ringrazio Giuseppe per aver messo a disposizione anche in questa giornata la presentazione del libro. Ringrazio l'Associazione San Zanobi che con tutte le altre associazioni ha dato soprattutto una forte mano all'organizzazione di questa giornata. Mi veniva in mente il motivo per cui questo libro è stato presentato nell'ambito della giornata del volontariato. Oggi, come avete visto tutti, in piazza c'è tutte le associazioni di volontariato che sono in piazza a festeggiare questa giornata. Per la prima volta a Scandicci abbiamo una festa dedicata al volontariato. E perché la presentazione di un libro? Perché comunque nello spirito anche di quella che deve essere la città, nello spirito di quella che deve essere una città matura, una città interculturale, una città che le cui associazioni non dialogano solo tra di loro secondo determinate categorie, quindi non si ha solo un associazionismo che dialoga per fare le stesse cose, ma anzi c'è un associazionismo che dialoga a tutto tondo, quindi in piazza ci sono associazioni di volontariato e classi, e sono associazioni che fanno soccorso, associazioni che si occupano di sociosanitario, ma ci sono anche tante altre associazioni più piccole, più grandi, e che si occupano di tutta una serie di cose, fra cui anche la musica, la cultura. Cioè, quindi è fondamentale che in tutta questa rete venga inserita anche quelle che sono le nostre radici, la nostra cultura. Io amo Scandicci, sono nata qui, vivo qui da quando sono nata e amo questa città. E vedere che questa città viene rappresentata, viene raccontata la storia in vari modi, tramite le associazioni, tramite libri, tramite eventi, tramite fotografie, è sempre emozionante perché si vede come da questa piccola città, un po' di periferia, un po' al confine della grande Firenze, siamo piano piano nel tempo diventati veramente una città con la sua storia, con la sua anche autonomia, con il suo pensiero, con le associazioni che stanno insieme, con percorsi che si possono fare in città, fuori città, percorsi anche culturali che hanno una valenza storico-artistica anche importante per il nostro territorio, non ce lo dimentichiamo, la nostra centro di Scandicci è moderno perché è un centro costruito dove non c'era. La Piazza Resistenza vuole essere il nuovo centro della città perché prima era un po' frammentata e adesso con questo nuovo centro forse ce la sentiamo un po' più città, però senza dimenticarci che intorno a noi ci sono tante cose di valore, tanti posti in collina, in pianura, verso la piana, verso anche nel centro stesso che meritano un riconoscimento, che meritano una passeggiata, che meritano di essere scoperti anche seguendo queste passeggiate. Io spero di riuscire a fare tutte e poi magari se ho qualche difficoltà vengo a ricercare Giuseppe e mi faccio accompagnare in questi itinerari. Quindi lo ringrazio veramente di aver presentato il libro per la prima volta in questa giornata. Penso ci sarà occasione anche di vederci, di ripresentarlo, di farlo presente. L'ultima cosa che volevo sottolineare è il fatto di dare
una parte del ricavato in beneficenza, che non è scontato, perché non è assolutamente scontato, però è veramente nello spirito di questa città che si integra e si aiuta vicendevolmente le varie associazioni verso anche questa tendenza ad aiutare le persone che sono in uno stato di fragilità, in uno stato di bisogno e che magari molto spesso non riusciamo ad arrivare a tutti, e con l'aiuto delle associazioni veramente stiamo riuscendo ad arrivare a tutte le persone, quindi veramente un grazie sentito. Bene, ringraziamo l'assessore. Giuseppe, ora sta a te, non pensare di scansare. Salire in alto, a me fa già venire voglia di indossare scarpe comode, di partire su per le colline, tra l'altro una bella giornata così saremmo stati. Sì, sarebbe stata una bella giornata per una scampagnata. Prima di tutto, manca Guido Ponta de Vados, che è il presidente dell'associazione Ua Ua, ma so che forse non faceva il tempo a venire a questa presentazione, anche perché ha sempre giornate molto piene e intense, non soltanto per gli impegni familiari di sua figlia. Salire in alto. Un po' di anni fa, e andando in giro passo passo, strada per strada, sulle colline di Scandicci, si incontrano tante ville, coloniche, edifici anche distrutti, perché ci sono vari ruderi abbandonati nelle colline circostanti. Chi comprerà il libro troverà anche tante curiosità che sono interessanti. Firenze è vicinissima, Scandicci vive al popolo di Firenze. Da Firenze le famiglie arrivano qui, costruiscono e edificano grandi edifici, prima erano castelli, ci sono tantissime strutture fortificate nel Medioevo qui nel territorio di Scandicci. Poi le famiglie, queste proprietarie, sono inurbate nella città proprio perché non avevano alternativa. Firenze saliva ogni 2 o 3 anni un castello che lo distruggeva, obbligava la famiglia a portare la sua ricchezza all'interno della città. Personaggi che si incontrano qua e là. Praticamente ogni villa ha una storia interessante, ha qualche personaggio importante, a volte anche non immaginabili. Per esempio, molti di voi conosceranno la villa che ospita la Casa dello Spettacolo Viaggiante, dove sono ospitati gli ex lavoratori del mondo del circo. Bene, questa villa nel 700, cioè alla fine del 600, venne acquistata, cioè proprio nel periodo della fine del Principato Medicio, va bene, quindi quello che anticipa l'arrivo di Lorena, venne acquistata da un personaggio un po' particolare, si chiamava Giuliano Dami. Questo Giuliano Dami, studiato dal famoso Bruschi, questo antiquario fiorentino, un po' appassionato anche di curiosità storiche, e tutto tra l'altro mi disse, cioè, nacque dal fatto di vedere uno stemma che sembra di Biamaggio che non rientrava nell'armoriale delle famiglie fiorentine. Era uno stemma con 3 bastoni. Ma che famiglia sarà? Allora spiegò, capito, che si trattava di questo Giuliano Dami, il cui stemma gli venne consigliato e suggerito dall'ultimo Gran Duca Medicio, da Gian Gastone. Lui era paggio di Gian Gastone e lui gli disse: il tuo stemma potrebbe essere quello con 3 bastoni, che tengono tante bastonate nella vita, e quindi questa è la tua arma, non era nobile assolutamente, ma era un personaggio un po' particolare, è quello che praticamente faceva un po' da mezzano a Gian Gastone nelle sue come potremmo definire, cioè, Gian Gastone era un omosessuale, è noto alle cronache, e la sua vita era abbastanza dissoluta, forse dissoluta anche per tanti altri problemi che si erano avvicendati nell'ultimo periodo medicio. Giuliano Dami era colui che organizzava incontri con ragazzotti di facili costumi, cosiddetti ruspanti, perché venivano pagati con una moneta che era il ruspone. Tante cose curiose che vengono fuori, e lui comprò con i soldi
dello Stato che dice questa vita viene completamente ristrutturata a spese del governo che dice. Tanto quando muore Giancastone lui dovette scappare da Firenze, abbandonare la città e nascondersi a Mercatale dove era nato, perché altrimenti rischiava la vita, una volta che era scomparso il suo protettore. Ed è una piccola storia che qua anche insomma, incuriosisce, c'è anche un libro molto interessante che approfondisce tutto quel periodo e questa figura. Un'altra curiosità che si può incontrare è in una villa che si chiama Podere o Villa Callonia, c'era il turismo, e per andare su Aggiovoli, sulla via appunto verso la Volterrana Nord. Quando andai a visitare questa struttura, c'è il sindaco, facciamo subito venire il sindaco, perché se hai impegni ti permetteremo di allontanarsi. Tanto senza le cose. Sì, ma abbiamo voce questo. Allora, abbiamo interrotto un attimino il racconto di Giuseppe Garbarino perché ci sembra doveroso due parole da parte del sindaco Sandro Fallani. Io credo andasse la fiducia, penso. Io ho già visto, buonasera. Giuseppe, io ce l'ho. Per me è un problema. Mi hanno fatto tutto grosso, ma la voce è un problema che ha visto grosso, perché non arrivo più di luce. Respiro, non si saliva, anzi va vicino, diciamo questo modo si accorcia la distanza. Avevo già visto, saliva meglio ora, avevo già visto la, Giuseppe mi aveva già mandato il testo, il paginato. È un'ulteriore cosa che l'associazione promuove e che si fa in veramente in molta connessione con la città di Scandicci, perché mai come in questi ultimi anni la qualità della vita e la fruibilità delle nostre colline e del nostro territorio sta diventando un indicatore. Ci si accorge anche se si presta attenzione, si rallenta un attimo dal ritmo quotidiano che ci porta spesso a guardare solo l'orologio, i telefonini. Se si guarda con maggiore attenzione cosa sta accadendo nelle nostre comunità, ci accorgiamo che molte persone camminano, corrono, usano piacevolmente il loro tempo a disposizione per scoprire la città, che ha un patrimonio paesaggistico, naturalistico, ambientale, anche architettonico, ancora largamente da scoprire e valorizzare. Ragione per cui l'associazione che si occupa di promuovere il nostro santo patrono e quindi indirettamente anche tutta la città e gli studi e la passione Giuseppe mette sulla città stessa e sulla storia, sulla nostra storia, sulla nostra identità di città, vanno proprio in questa direzione. Ci piacerebbe, abbiamo investito in questi ultimi anni un po' anche di risorse sul turismo e la promozione del territorio, ecco, che questo cammino si intrecciasse e che diventassimo una città anche da vivere, non soltanto nella sua modernità, la tranvia, il nuovo centro, i quartieri dove abitiamo, ma complessivamente siamo conosciuti e apprezzati nella sua dimensione, perché il 70% del nostro territorio è un territorio collinare. E non poi l'etimo forse qui c'è un ragionevole dubbio, la nostra parola è proprio salire in atto, Scandicci siamo questo, forse anche l'ombrello di Venere che nasce sulle colline e quindi comunque nasce a mezza strada, quindi siamo destinati per noi stesso a salire in atto, camminiamo. Ringraziamo allora anche l'assessore Capitani e curiosità, poi andremo a. Ti lasciamo strada libera. Sì, nulla, parlavo appunto di questa villa Calloria, che anche questa qui era una struttura fortificata all'epoca medievale, sembra avere ancora i resti di un paio di torri, una esterna e un'altra interna sulla corte. Quando sono entrato in questa villa mi fecero vedere, dice, venga, guarda, faccio vedere questa sala, si entra dentro questa. Ambiente vetusto,
in cui c'erano degli affreschi. Questi affreschi sono poi stati identificati. Uno era lo stemma degli arrighi di Feo e l'altro lo stemma dell'arte della rana. Curiosissimo che poi è lo stesso che viene usato anche la bandiera del calcio storico, che è quello dei Vaiai e quelli Chai, perché entravano sotto la stessa simbologia. Ed è una cosa molto particolare anche perché probabilmente è uno stemma trecentesco e quindi che si è conservato in qualche modo. Tra l'altro, vecchi testi identificavano questa sala come un'ex cappella, mentre invece niente di più profano, perché c'è uno stemma mercantile, quindi diciamo che si è tramandato ed è molto interessante. Un'altra curiosità può essere Villa Veneziani, è sotto la Pieve di Giovoli, quella stradina che è via del Giugio, che si perde poi lungo i crinali che si dirigono in direzione del Vingone, del torrente Vingone. Questa bella villa importante, ora c'è un istituto di suore laiche, ma è lì per il terzo tempo è stata la sede della casa editrice Salani, perché venne acquistata dall'editore Salani, Ettore Salani, che durante la guerra trasferì tutta l'attività, salvando anche macchinari, perché i tedeschi dovevano portare via roba, li serviva, eccetera. E quindi per un po' di tempo la Scandice è stata anche la sede di questa famosissima casa editrice, una delle più importanti d'Italia una volta, perché macinava, io credo, avrà stampato 10.000 volumi diversi, 10.000 testi diversi, io penso che non sia neanche possibile riuscire a fare un catalogo, non so. Un'altra curiosità, un tempo fa sono stato invitato da una persona che lavora nella tenuta dei Collazzi, alle cantine dei Collazzi, dice, ah guarda, vieni, faccio fare un giro, risponde su questo 4x4, quest'automobile 4x4, su e giù per le vigne, eccetera. Dice, ah, poi guarda, ora andiamo a vedere quello che abbiamo trovato. Si arriva su questo poggiolo che vede verso Firenze e verso i Collazzi, la villa dei Collazzi, che è proprietà appunto della famiglia Marchi, e si trova, dice, ma era tutto noi, sapevamo che c'era qualche cosa, una grande vasca di contenimento delle acque, con una colonna, tracce di un ninfeo sulla parte, diciamo, collinare, e era, ma dove sta questo? Io sono anni che mi cerco di domandare dove sia, perché esiste una fotografia del primo 1900 in cui si vede, cioè, praticamente il titolo è questa fotografia, località I Ballai di Giovoli. Questa vasca, un gruppo di persone, una scampagnata, tutte a sedere con queste donne con questi abiti bianchi, gli uomini tutti vestiti di berbenino, eccetera, e c'è anche un paio di bambini a bordo di questa vasca, e dietro si vede il bosco. Tra l'altro c'è questa colonna, l'unica colonna, la nostra colonna superstite, con delle incisioni, di parole, eccetera, ma bisogna stare lì perdere molto tempo, perché già loro hanno provato, dice, no, non ci abbiamo capito niente, ricordate che cosa parlo, sono delle date del 600, e c'era tutta con cui aperta di rovi, e dopo farò un'indagine, e lì poi è stata segnata l'esistenza di un acquedotto, cioè da lì c'era un acquedotto, c'era una sorgente, infatti c'era una grotta sotterranea, una piccola grotta sotterranea, che butta fuori l'acqua, entrava nella vasca e poi proseguiva il percorso. E questa è anche una cosa molto particolare perché ho trovato i riferimenti. E poi via via ci sono tantissime altre cose da dire, perché poi su questi edifici storici ci sono anche degli interventi contemporanei, sono queste meridiane che erano di Simone Bartolini, che insomma sono delle piccole opere d'arte, dei capolavori, soprattutto sono secondo me dei capolavori di matematica, per riuscire a trovare posizione sia sulla parete, ma oltre la parete di una colonna che è quella, se Simone mi guarda dal fondo dice la parete è quella, quindi bisogna trovare i punti esatti dove l'ombra in quel determinato periodo dell'anno va a colpire l'orario della giornata. E queste sono delle belle realizzazioni che allietano l'occhio, diciamo. Poi troverete anche dei riferimenti della guerra, c'è una bella foto, già utilizzata anche in altri testi, di questo carro armato tedesco semidistrutto sulla strada di Giovoli. Altre cose da dire potrebbero essere anche le piccole cose, tanti tabernacoli che si incontrano, alcuni anche abbastanza rari, di alcuni di quelli che ci sono all'interno di questo percorso, sappiamo che ne esistono due o tre in tutta la provincia di Firenze,
quindi sono piccole opere d'arte. Diciamo, la storia di Scandicci parte da lontano. Il primo capitolo praticamente è un po' la storia di Firenze, la storia della Piana, dagli epoche proprio preistoriche fino ad arrivare a oggi, in un momento più vicino a noi. È un territorio che ha sofferto anche molto. Oggi lo vediamo ricco di alberi, belle foreste, campi coltivati, ma ci sono stati dei periodi in cui erano veramente delle selve. Quella che noi chiamiamo la Roveta, e di cui parleremo per un altro dei prossimi volumi, era veramente un posto da lupi, rovi, impenetrabili. Sono stati dei periodi in cui la popolazione, in quello che ora noi chiamiamo comuni di Scandicci, non arrivava agli 800 abitanti, forse meno, erano scappati, non c'era modo di vivere, non c'era modo di mangiare, non si poteva coltivare il terreno, e ci fu proprio una fortissima carestia. Un accenno che farà piacere a Filippo Canali, forse nel terzo, però purtroppo solo nel terzo volume, parleremo anche della località di Geppetto e di quelli che sono gli ipotetici riferimenti col libro di Collodi, cercando Lorenzini, quindi con il famoso Pinocchio, perché non, anche se questo nome di questa località di San Vincenzo, questa frazione di San Vincenzo, potrebbe avere adito a interpretazioni diverse, forse qualche cosa si lega anche con questo famoso burattino. Io direi che potremmo anche terminare. Invito tutti a passare allo stand di San Zanobi, dove c'è dello spumante per brindare, perché come è di consueto abitudine quando si presenta un libro di festeggiare in qualche modo, e poi soprattutto acquistare il libro, perché questo è importante, sia perché l'associazione deve coprire i costi, divento sia editore da tutti i guarda e mi controlla, e poi è comunque interessante il primo volume, sicuramente sarà una cosa carina alla fine. Purtroppo c'era tanto da dire, troppo da dire, tante cose sono state sintetizzate, tolte, rimate, a volte anche mancano in certi posti dei riferimenti per i quali avremmo dovuto fare degli studi molto più approfonditi, però purtroppo il tempo è tirato. È quanto. Grazie di essere venuti. Allo stand dell'associazione per brindare insieme a questo evento e per acquistare il libro, che poi sarà disponibile anche, come diceva Giuseppe, anche in alcuni negozi di Scandicci, via via Pirunero, e poi sicuramente alla fiera di Scandicci l'associazione San Zanobi in via Pascoli avrà uno stand, e lì per tutti i 10 giorni sarà presente l'associazione con la vendita dei libri. Vorresti tu, vorresti sapere.